Ragazzi, qua stiamo per andare a fare un giro in montagna, quindi sto selezionando quello che comprerò oggi. Una cosa fondamentale, ragazzi, è prendere carne bianca, tipo vedete il tacchino arrosto, questo. Io ho deciso che oggi prendo questo qua, come vedete è carne bianca e quindi sicuramente molto proteica e pochi grassi. Ok, allora siamo arrivati a Riva del Garda, non so, Francesco sa dov'è, è là che sta prendendo le robe, lo vedete da là in fondo probabilmente. Ok, poi dall'altra parte, quello là che c'è il baule. Ok, allora oggi abbiamo da mangiare un po' di risettino. Allora, visto che molto spesso nell'ambiente del fitness si trova anche a lavorare, andare in giro, questo o quell'altro, non sempre si ha la possibilità di farsi da mangiare. Quindi questo riso qua, che è quello che io piglio all'Esselunga, non è altro che il riso gallo precotto. Ed è molto easy perché lo mettete nel microonde, 600 watt, per 3 minuti diventa la roba più buona del mondo. Ok, non è come cuocersi il riso, è una metà via, ecco. È mangiabile, con un po' di grana è tutto mangiabile. Quindi se mangia al volo poi andiamo a farci una camminata, che oggi parliamo della camminata in salita, quindi ne approfitto anche oggi per fare un contenuto da poter mettere sulla mia pagina, quindi ci vediamo dopo. Mio fratello e sua morosa mi hanno lasciato qua all'entrata di un centro di supermercato dove la gente giustamente mangia, perché devono andare al cesso, e quindi mangio sto riso in solitudine. Speriamo che questo tempo tenga, perché un po' incerto. E dopo aver mangiato il nostro risettino e loro due hanno pisciato, si va avanti di petto di pollo. Comunicano che qualcuno aveva defecato in bagno, quindi mi dispiace per loro, esperienza difficile. Questi due qua non mangiano da 20 giorni, cioè guarda quanta roba hanno mangiato, eh. Cioè, potrebbero sfamare mezza Africa con questo pranzo, eh. Incredibile. Francesco che sta facendo, prima ha fatto un panino imbottito con dell'altro panino, guarda Angelo, è un panino imbottito con un altro panino, e la Deborah ha anche buttato giù una carica batterie. Ok, allora mentre mio fratello si smudanda, eccolo lì, bello, sì, come vedete funziona benissimo, eccolo lì. Allora oggi, ragazzi, parte la prima importante riflessione in riva dalle cascate del Niagara. Allora, la prima riflessione è che, ma continua a mangiarla Deborah, allucinante, continua a mangiare Angelo, se lo vedi continua a mangiare. Allora, la prima riflessione è, ragazzi, avete mai notato che quando voi camminate in salita tendete a spostare le spalle avanti perché fate più fatica? Quindi logicamente, se voi fate il tapis roulant e mettete il tapis roulant in pendenza e poi vi attaccate davanti con le mani così per spostare avanti il bacino, mi spiegate che fatica state facendo? Quindi questa è un'importantissima riflessione. Tra l'altro, notare, pazzesco, fa vedere il quadricipite, pazzesco. Ok, l'importante riflessione è che la prima di oggi che facciamo è che perché il tapis roulant sia allenante quando camminate in salita. Non dovete aggrapparvi in avanti per non cadere, perché non serve a niente. Ok, serve per simulare quello che fate quando camminate in salita, cioè che voi buttate le spalle avanti, quindi per mantenere sul baricentro. Sì, sto male, però non so se più di chi ha 14 kg di Philadelphia nel panino. È importante che per simulare bene la camminata in salita, cavolo, andate avanti con le spalle. Allora sì che fate fatica, se voi vi attaccate non state facendo niente. Quindi tanto uguale che voi teniate... che voi teniate il tapis roulant piano, perché tanto non cambia assolutamente. Polpaccio, Francesco, polpaccio. Incredibile. Dopo polpaccio. Ok, quindi questa qua è la prima riflessione di oggi, ragazzi. Quindi combinata con la prima salita, abbiamo fatto una salita di... abbiamo un dislivello di circa 1200 km. Siamo stanchissimi, quindi... adesso andiamo avanti a salire e quando arriveremo su ci sarà la seconda riflessione di oggi. Quindi ci vediamo dopo. Intanto, ragazzi, se vi capita di passare dalle parti di Verona, ah no, Verona, lago, di venire a fare sto posto, cos'è sta camminata qua? Il Cesco, Cesco che sa tutto, il Cesco, ecco che arriva in bici del anche Ponale, Cesco. Del Ponale, del Ponale. Sì. No, giuro. Sì? Sì. Ok, intanto sta mangiando un panino che è più grande di lei, contiene mezzo chilo di zucchine fritte. Ecco, la cosa bella di
questo posto è che se non ci fosse gente che viene giù sparata da questo posto con il rischio di investirti, sarebbe anche figo come posto. Solo che non gliene frega un cazzo. Ed è probabile che... Ma me... cazzo, avete gli sassi in faccia? È maleducata. Che vi arrivi o un sasso in faccia da parte di qualcuno che arriva con la bicicletta, oppure che vi vengano direttamente addosso. No, comunque, come sentiero è parecchio interessante, parecchio figo, quindi se invece di farvi una giornata di allenamento volete fare una roba alternativa, venite qua. Tra l'altro Francesco, ragazzi, fisico pazzesco. Cesco, fammene una doppia, su, fammene do, todio, boh. Tanto figura da merda con questi qua dietro fatta. Ok, andiamo avanti. Io ho già mangiato 3 etti di riso, ho ancora fame, però aspettiamo. Come vedete, ragazzi, panorama pazzesco. Tolemo che ne do, giustamente. Ok, seconda riflessione di questa camminata, a parte la gente che arriva giù sparata, che sti viene giù ti uccide. Comunque, la camminata, come vedete, noi stiamo camminando. Prima abbiamo fatto i tratti in salita, adesso stiamo facendo i tratti in discesa. Cosa ci portiamo a casa di buono? Che tutti i movimenti che sono in discesa prevedono un assorbimento del carico in caduta, e quindi più tende ad essere alto il dislivello, più c'è assorbimento da parte dei tessuti connettivi. E quindi tutte le camminate in discesa sono più stressanti delle camminate in salita. Da questa piccola cosa ci portiamo a casa che nel momento in cui noi abbiamo per esempio un fastidio al ginocchio, possiamo tranquillamente magari andare a fare un po' di attività come camminate o roba del genere, ma è preferibile magari fare una camminata in salita e magari tornare giù con un altro mezzo, come può essere per esempio un autobus, una roba del genere, invece di prevedere una camminata in discesa quando ormai ci siamo stancati dalla camminata in salita, perché già abbiamo la muscolatura che si è stancata, perché comunque camminare in salita è decisamente più difficile a livello muscolare, non abbiamo un adeguato supporto quando poi dobbiamo camminare in discesa e di conseguenza arriveremo a stressare maggiormente tutti i tessuti del ginocchio. Ovviamente questo non vuol dire andare a farvi una bella camminata in discesa quando siete freschi e dopo fatevela in salita quando dovete andare su che siete più stanchi, ma sicuramente magari, ecco, per evitare uno stress continuo, fare, andare a pensare di fare un tragitto che alterni dei movimenti in discesa con dei movimenti in salita, ecco, una roba del genere. Da quello che è il mio punto di vista, quindi vi posso vedere che per mia esperienza, avendo un ginocchio operato, quando vado a fare delle camminate che prevedono una buona fase di salita, quindi sicuramente stancante dal punto di vista muscolare, mi ritrovo che dopo, durante la fase di discesa, sicuramente c'è un affaticamento maggiore a livello articolare, e infatti i giorni dopo spesso tendo ad avere qualche fastidio a livello del ginocchio, cosa che invece non succede se faccio anche camminate molto lunghe sul pianeggiante. Quindi, ecco, anche da questo potete vedere come a fronte di un intervento magari subito sul ginocchio sia molto più probabile andare a subire delle, non, degli affaticamenti, ecco, una roba del genere, a seguito di una camminata che prevede un tratto in discesa molto importante. Quindi, se avete avuto operazioni al ginocchio, se avete fastidio al ginocchio, il mio consiglio è quello di pigliare piuttosto fare camminate in salita piuttosto che camminate in discesa. Ovviamente una riflessione come questa ha tante applicazioni. Una delle tante applicazioni riguardano per esempio quelle che sono le tipiche infiammazioni al ginocchio che si verificano quando si fanno per esempio alcune attività, come può essere il jump to box, oppure quando si vanno a fare movimenti di pesistica, dove c'è sempre un movimento in caduta e quindi un assorbimento del carico da parte dei tessuti connettivi del ginocchio. È quindi ovvio pensare che a fronte di un certo tipo di sforzo in eccentrica sia molto meglio avere un'elevata base di forza, tale per cui ci sia un maggior adattamento dei tessuti connettivi e di conseguenza questi ultimi vadano a risentire in modo decisamente meno marcato di tutti quelli che sono i movimenti di decelerazione. Quindi il camminare in discesa è un movimento di assorbimento del carico in decelerazione, esattamente come lo è un saltare giù da un box, esattamente come lo è buttarsi sotto un bilanciere per frenare il carico. Quindi esattamente come succede per la parte superiore del corpo quando si fa la fase di assorbimento per le trazioni, equipate oppure per i muscle up dinamici, anche in questo caso un po' di salvaguardia del ginocchio
per evitare di scassarsi nel lungo periodo se si fa un'attività appunto che prevedono molti assorbimenti del carico oppure si hanno delle problematiche già preesistenti al ginocchio.